fast. Only got time for dough and no laughs. Sabato e domenica l'isola Memmia di Prato della Valle diventerà la grande vetrina dei sapori di primavera, ovvero i prodotti tipici padovani per la sesta edizione della manifestazione promossa dalla provincia di Padova, dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Comune, Coldiretti, CIE e Confagricoltura. Un appuntamento atteso da clienti ed espositori per una vetrina prestigiosa in una delle piazze più belle d'Europa. Kermesse presentata ufficialmente nella sede della provincia di Padova. Bella tradizione, perché c'è la vendita diretta dei prodotti del nostro territorio. 47 sono le aziende che quest'anno partecipano, ovviamente vendono frutta, verdura, carni, pollami, latte, ci sono anche delle birre artigianali, insomma c'è il meglio della nostra produzione agricola. Questo viene fatto in collaborazione con la Camera di Commercio, ma soprattutto con le associazioni agricole, ed è un bel modo di fare quello che viene definito nell'ambito del territorio il mercato contadino, quindi una vendita diretta fra chi produce qui nel nostro territorio e chi vuole acquistare dei prodotti di altissima qualità. Dalle 9 alle 19, sabato e domenica, 47 aziende agricole presentano il meglio della freschezza e del gusto tipico padovano, ovvero i prodotti di qualità a prezzi interessanti. Due giorni per incontrare e assaggiare la specialità, ma anche stare al contatto con gli operatori del territorio, che sono i migliori conoscitori dei loro prodotti. Insomma, un'occasione unica per fare acquisti delle primizie dell'orto. Non mancano i vini, il miele, le carni e i salumi, i formaggi e la verdura di stagione. Sabato e domenica uno speciale angolo di degustazione proporrà anche il risotto di asparagi e le torte salate con le erbette, preparate da cuochi del ristorante Bastione del Moro di Padova. Siamo di fronte a una manifestazione che si sta ripetendo negli anni. L'agricoltura mette le proprie eccellenze a disposizione di quello che è la piazza più grande d'Europa, il Prato della Valle, ma non è il Prato della Valle, dopo sono le persone che vengono, che possono ammirare, acquistare e anche hanno l'opportunità di vedere di persona chi sono i produttori, e quindi a modo di certificazione del prodotto c'è queste due giornate servono a saldare la fiducia tra produttore e consumatore. Credo che ormai Padova lo stia praticando da qualche anno, noi abbiamo iniziato nel 2009, ormai c'è un buon successo, un riconoscimento da parte dei consumatori, chiaro, naturalmente. Questo è un tema su cui bisogna sempre lavorare, perché bisogna sempre far crescere la qualità, la consapevolezza del consumatore, deve essere anche più critico, nel senso che dopo una fase iniziale bisogna ulteriormente approfondire il tema, perché c'è bisogno che i prodotti siano giustamente di qualità, che abbiano un prezzo accessibile, un prezzo concorrenziale, e questo lo diciamo sempre, ma ci deve essere anche riscontro. I nostri produttori agricoli sono già ben noti da chi è attento alla qualità, perché appunto nei tanti mercati in tutta la provincia di Padova quello che avviene sabato e domenica in Prato della Valle viene effettuato ogni settimana. Quindi credo, come associazione, ma anche personalmente da consumatore, sono convinta che la qualità paghi, insomma.